Bentornati a un nuovo appuntamento con SOS Agenzio TV. Buonasera, Beppe Marconi. Mi hai riportato al parcheggio delle scale mobili, al sì. parcheggio di Pietro. Allora, va bene che questo. Ma cosa l'ha messa male? Adesso fra un po' salta tutto. Siamo già stati qui l'anno scorso. Va bene che è parcheggio gratuito, però Vuol insomma, dire. appunto, però. Cioè, non è che uno deve passare qui e finire in qualche buca. No, stavo pensando alle siene cotacchi qui adesso. Sì, con i tacchi qui c'è una brutta storia. Il tacco che se ti si Qualche infila, quindi. buca. Guarda qua. Poi Guarda che buca. ci si infilano i rifiuti addirittura, vedi? Per forza. Poi sono movibili Sì. anche. Ah, che buca. Penso che fra un po', come da detto, che è assicurato, pagherà l'assicurazione, Ma perché qui qui ora che è praticamente gestito ci cada. dall'ATAM, chi paga? L'ATAM? Devo farlo l'ATAM questo Ah, sì. lavoro. Devo Allora, fare la manutenzione facciamo. ordinaria, deve fare l'ATAM. Questo è Non so il ordinario? contratto, È questo ordinario o è straordinario? straordinario. Quindi chi la deve fare? Comune. Ah, ecco perché. No, bisogna vedere il contratto, io non lo so, non lo conosco. Come è stato fatto il contratto con il Comune d'Arezzo adesso? Però vedi, è proprio messo male un po' tutto, guarda anche qui, è tutto dissestato. Qui bisogna che intervengano perché sennò saltano tutti questi sassi. Non sono sempre trini, ma si avvicinano. E quindi niente, è molto molto pericoloso. Sa, un'auto bene o male li muove, ma venirci a piedi qui, specialmente per una donna, è rischioso. Perché vedi, la terra è andata via tutta e si stanno smuovendo tutti. Non lo so se basta, vedi come ballano tutti quando passano le auto, poi si muovono completamente. Non so se sicuramente andrà rifatto il sottofondo perché qui cemento non ci dovrebbe essere, dovrebbe essere appoggiato sulla Terra. terra. E quindi avrebbero rinfatto un po' di sottofondo e poi riappoggiati e riempiti di nuovo di terra in modo tale che non si muovano. Che qui peggiora di mese in E mese. capirà, poi questo è più battuto perché è l'unico che è rimasto Sì. gratuito, quindi la gente bazzica tutta di qua perché non so di là quanto costa, ma costa 1,50 euro l'ora. No, penso che non sia stato aumentato quello. Dici di sì? 1,50 euro. Ora costa 9,50. Sì, costano tutti 1,50 euro adesso. No, alcuni parcheggi. Dopo si guarda. Sì. E quindi di conseguenza anche uno che deve andare in comune oppure in Duomo ci sta 2 o 3 ore e inizia a essere soldi. Se poi specialmente ci deve bazzicare spesso diventa veramente un onere mensile da pagare. Sì. Non è male. Tu fai il giro completamente del parcheggio, l'area centrale in tutte queste, è Tutta tutta in queste, così, è tutta sì. queste condizioni. Sicuramente qui. Quanto costerà? Quantifichiamo? Quanto costerà che Oh, metterlo a fai una posto? domanda che Non lo so. non so rispondere perché non sono nel mestiere, quindi non ho idea neanche dei lavori che vanno fatti. Beh, il nostro vice sindaco è sempre attento a. Quindi dice che è il vice sindaco che deve farlo. Dice che deve. Né lui ha detto l'assessore alla manutenzione e ai lavori Ma secondo pubblici. te l'amministratore unico di ATAM, il Bernardo Mennini, l'avrà segnalato al comune questa situazione? Ma penso di sì. Penso di sì, perché l'avrà visto, sarà venuto qualche volta con questo parcheggio, lo vedrà in che situazione si trova. Anzi, potrebbe essere il caso di sentirlo. Sentiamolo. Sentiamolo un po' che ci dice a proposito di questo, perché chi è che lo deve fare il lavoro, chi non lo deve fare, io penso debba fare il comune per questa manutenzione straordinaria e quindi di conseguenza aspetta sempre al proprietario e non l'affittuario. Vai, dai, chiamalo. C'ha il numero. No, non ce l'ho. Non ce l'ho il numero di Bernardo io. Accidenti. Vabbè, ci informeremo come faremo. Lo chiami come al tuo solito, ti Solito, informi esatto. e Con ti lui fai eravamo dire. stati, ti ricordi, nei sotterranei, tra Sì, virgolette, del parcheggio parcheggio Baldaccio. Baldaccio, che anche lì non si sa capito come. Anche qui, guarda. Guarda qua. Tutto così. Anche il parcheggio Baldaccio non si sa, poi doveva tornare al comune, poi boh, un Lì rimpallo. nella triba con la società di Torino che lo gestisce, che poi è società Fiat, quindi, anzi ora FCA. Problematiche, ci sono sempre state in quel parcheggio, per via dei contributi regionali, perché dove la cesta doveva essere fatta, insomma, è una cosa abbastanza complessa, vai. Va bene, ci informeremo anche per capire chi è che deve intervenire e poi vi faremo sapere. Intanto qui vedete che l'erba è stata tagliata ma solo a ridosso del passaggio, diciamo delle macchine o dei pedoni, perché il resto l'erba è alta, chissà, sarà. Perché questa deve essere proprio privata. E quindi.
già il comune a fare quello ha fatto un qualcosa in più, o non lo so se l'ha fatto il comune, però questa è un'area privata e quindi di conseguenza è il privato che dovrebbe farlo, dovrebbe tenerlo pulito. Allora, guarda qui, qui è saltato tutto, guarda. Qui anche con una quota, insomma. Eh sì, specialmente gente che ce l'ha come te, le ruote. Qui. E qui sì. Sì. No, perché non sapete, ma è rimasta a piedi. Sono rimasta, sì. Successa questa cosa. E quindi questo non ci vengo qui. Attento, Le mie gomme qui non ci vengo. Bene. Beh. Guarda, c'è anche una macchina francese, ecco qua, turisti francesi. Di Perpignano. Di Perpignan. Bene. Allora, ci informeremo quindi su chi deve fare questi lavori, che sono, mi sembra, abbastanza urgenti. Siamo verso l'estate, siamo già in estate, c'è la giostra imminente. E tu la sarai... di giostra, se ne parla quasi niente quest'anno. Quest'anno poco. Sembra... tutto morto, quartieri non si sentono, non sente assolutamente. Sono anche gli registratori in certi quartieri. Ma se... proprio quest'anno completamente assente. Esatto. Sarà che è come quando c'è la Juventus, che tanto sanno che vince la Juventus, non lo so, però so. Oddio, abbiamo una non po- sempre. Abbiamo un port- sì, non si- parlavo in campionato. Ah, ecco. E non sono juventino, anzi. Non è che io, però. Quando ci ha fatto quel lavoro con lo Spezia, insomma, dai. Quello c'è rimasto sul gozzo. Appunto, quindi vabbè. Non so come fanno quelli che hanno la doppia tessera Arezzo Juventus, come la vivono questa cosa. Vabbè, ci vediamo domani. Ciao.